Ciao ragazzi, tutto nuovo video. Oggi vi voglio parlare dei famosi 19 milioni e mezzo che Ronaldo vorrebbe dalla Juventus, ma che è tutta una montatura dei giornali e vi vado a spiegare perché. Ragazzi, però prima di proseguire vorrei che mi seguiate, mi mettete like, commenti, mi condividete questo video a più persone possibili e iscrivetevi al mio canale, ragazzi. Mi farete una grande cortesia, ragazzi. Allora, iniziamo con il video. Eccolo qua. Allora, si parla Ronaldo, la Juventus, la carta casa stipendi, e la casa stipendi, la carta segreta ce l'ha il club. È già qui, ragazzi. Potrebbe finire qui, ragazzi, il video. Il clamoroso retroscena sul tentativo di Cristiano di avere 20 milioni dalla società bianconera, ma c'è una firma per andare alla United. Ora vi spiego perché. Cristiano Ronaldo vuole 19 milioni di euro dalla Juventus e ha fatto caso al suo ex club, o per essere più precisi, è ricorso al collegio arbitrale che dirime qualsiasi controversia fra giocatori e club che non ricorrono a tribunali civili in queste situazioni. Un ricorso che è partito in estate ha già visto una prima udienza e che non preoccupa affatto la Juventus. La questione è ancora legata all'annosa questione della manovra stipendi, quella alla quale i giocatori nel periodo Covid avevano rinunciato a 4 mensilità, giocatori della Juventus, con la possibilità di recuperarne 3 spalmate nelle stagioni successive. E questo, ragazzi, lo sappiamo tutti. Poi, scusate un attimo che andiamo avanti qua, ecco qua. Poi, eccolo qui, se mi si muove, ecco qua, ragazzi. Dice, ora al netto delle conseguenze contabili contestate dalla Consob e dalla Procura di Torino, che tuttavia sappiamo che non potevano indagare come stabilito dalla Cassazione, l'intesa fra la Juventus e i giocatori sono stati rispettati. Le famose side letters, ovvero gli accordi personali con i quali il club garantiva il pagamento delle tre mensilità, delle tre delle quattro mensilità, sono state rispettate, ok? Quella di Cristiano Ronaldo no. Aspettiamo perché. Uno dice Ronaldo no, allora dovete pagare, aspettate. Anche perché di fatto non esiste. E questo è il primo punto debole del ricorso di CR7, che all'epoca aveva aderito alla rinuncia delle quattro mensilità, ma non aveva poi firmato la carta che gli garantiva il recupero di tre stipendi. Dicono il motivo non è noto, ma si dice che siano stati i suoi legali consigliarono. Gli hanno consigliato di non firmarla, ma la notizia non ha niente di ufficiale. Ma è un fatto, senza la sua firma e quella della società, non c'è carta con la quale Ronaldo possa reclamare quei soldi. Dice, in teoria ci sarebbe il famoso foglio firmato da Chiellini e Agnelli, ma quello prevedeva poi una serie di accordi singoli, fra i quali non c'è quello di Ronaldo. Inoltre, tutte le carte che i legali del CR7 hanno portato all'arbitrato derivano dall'inchiesta Prisma, ai cui faldoni hanno attinto a piene mani per cercare di costruirne una documentazione per giustificare la loro richiesta. Ma in quell'inchiesta, adesso appena passata a Procura di Roma, dopo sentenza della Cassazione, e tutto materiale raccolto dall'inquirente non è stato ancora vagliato da nessun giudice. Ragazzi, ma il punto non è qua, uno dice dalle carte puoi trovare. Qui, ragazzi, viene il punto fondamentale. Non solo, quando Ronaldo è andato a Manchester United negli ultimissimi giorni del mercato estivo 2021, ha firmato, ripeto, ha firmato un documento nel quale afferma di non avere più alcuna pendenza con la Juventus, che quindi non gli sarebbe debitrice di alcuna cifra, ok? Lui ha firmato che non ha più nessuna pendenza con la Juventus. E questo foglio è una zavorra ancora più pesante per la richiesta di Ronaldo, che in quel frangente non era obbligato a firmare, ma poteva recriminare i 19 milioni lordi cui aveva rinunciato nel periodo Covid. Che, ragazzi, lui ha firmato un foglio dove diceva che non ha nessuna pendenza con la Juventus. Loro dicono giustamente che lui poteva non firmare quel foglio e dire no, io ho ancora 19 milioni da prendere. Ecco perché i legali bianconeri si sentono piuttosto sicuri e la mossa dell'entourage di Ronaldo appare un tentativo un po' spericolato di ottenere quel denaro. Peraltro, negli ultimi mesi Cristiano non si è mai fatto sentire personalmente con i dirigenti bianconeri per provare a trovare una transazione o spiegare la situazione.
completamente diversa invece è stata la posizione di Dybala, che ha ottenuto 3 milioni e mezzo dalla Juventus, ma sulla base di una transazione per le opportunità mancate dall'argentino durante la lunga trattativa per il rinnovo. Insomma, niente a che vedere con la manovra stipendi e niente a che vedere con la carta Ronaldo. Quindi, ragazzi, su tutti i giornali, io ho già visto la Gazzetta dello Sport e altri giornali che parlano sempre sputare merda contro la Juventus, ok? Ma se Ronaldo firma un foglio, è tutto ufficiale, ragazzi, questo non è un foglietto di carta, è un foglio ufficiale dove Ronaldo dice che non ha più alcuna pendenza con la Juventus, quindi non deve avere nessun soldo, se no questi 19 milioni e mezzo famosi, questa carta Ronaldo che per mesi i giornali hanno portata in prima pagina, poi si è visto che non valeva niente perché era un foglio di carta scritto a penna così. Ronaldo ha detto: io non ho nessuna pendenza con Juventus e quindi sono a posto così, ok? Quindi per me, più che Ronaldo, ragazzi, sono i suoi legali che cercano di prendere questi soldi, ma se tu non hai niente di ufficiale in mano, vuoi sapere come cerchi di ottenerli, ragazzi. Se non c'è nessun foglio, anzi, se c'è un foglio ufficiale firmato da Ronaldo dicendo io non ho. La Juventus non ha niente di debito con me, finisce lì, ragazzi. Firmato da Ronaldo, ok, è un foglio ufficiale, non è un pezzo di carta A4 scritto così a penna, senza, che non vale niente, ragazzi. Quindi, per me, i giornali stanno prendendo al balzo questa palla per sputare sempre merda contro la Juventus. Ma ora è finita. Ora è finita, non ci prenderete più per il culo, come noi dicevamo mesi fa, mesi scorsi, anche prima dell'estate, che tutta questa manovra stipendi, Sad Letters, Prisma, erano tutte cazzate. Infatti il procuratore di Torino non aveva neanche competenza di fare quel processo, e quindi anche i 10 punti tolti sono stati rubati, il patteggiamento richiesto da Kinè. Ci hanno fatto fuori dalle coppe per poi sapere che la procura di Torino non poteva fare quel processo. Ok? Adesso ci pensa la procura di Roma e già sappiamo che il falso bilancio non esisteva, ma era soltanto un attacco alla Juventus e a Andrea Agnelli perché aveva pestato i piedi a poteri forti e la Juventus doveva essere buttata fuori dalle coppe perché diamo fastidio, siamo i più forti, tutti lo sanno, e quindi l'unico modo per farci fuori era farci questa penalizzazione in classifica, farci una multa e farci fuori dalle coppe. Ma io ripeto sempre che la Juventus non muore letteralmente mai e Ronaldo questi soldi non li deve avere, quindi è tutta una bufala. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Fino alla fine, Forza Juventus, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.